Una breve intervista per questo momento particolare. Senta, ci dica. Abbiamo sentito della sua ultima opera. Ah sì. Smoke on the Water. Ci parli di questo disco. Oddio, mi voglio completamente impreparato su questo disco. Però ci parli del disco precedente. Ah ok, no, l'ultimo disco è venuto da un'ispirazione puramente pontederiana, se vogliamo, perché mi trovo a camminare per questo splendido posto e sono incappato in questa carrozzeria. Incappato con la K? Incappato con due K, è una sola P. Giusto per... No, no, giusto, siamo corretti. E mi sono trovato in questa carrozzeria, in mezzo a tante opere, ho detto, se lo fanno loro, lo posso fare anch'io. Lei conosce l'opera del maestro Cubeta Falstaff? No, ma mica è quella. Esattamente. Si chiama Falstaff quell'opera, sì. No? Ecco, l'autore del Falstaff. Allora, io ho visto l'opera e ho detto la posso fare anch'io. E quindi ho fatto l'ultimo disco. Continua. No, ma ci parlerei un po' di Falstaff? No. Anche perché l'opera mia era chiaramente ispirata a Falstaff del maestro Cubeta, quindi non gli andrei. Oggi il maestro Cubeta è particolarmente introverso. Ma vogliamo chiedere al maestro Cubeta perché oggi è particolarmente introverso? Perché l'introversione è l'unità di misura dell'estroversione. Quindi bisogna equilibrare le due cose. Lei è d'accordo? Sono d'accordo. Sta andando Rodolfo verso l'ispirazione possibile. Montedera, quattro artisti contemporanei, incontro, eccetera, eccetera. Incontriamo l'illustratrice Tiziana Presi. Senta, ci dica, che cosa ne pensa dell'olio di semi vari? Trovo che sia esilarante in certi casi, soprattutto quando chiamano quelle persone dall'alto e ti dicono lo spezzone da 6 non si può mettere insieme allo spezzone da 6, e a quelli non darei l'olio di semi, ma l'olio di ricino da un'altra parte che non sia il cavo orale. Abbiamo saputo che entro il mese prossimo uscirà la sua nuova commedia. Sì. Ce ne può parlare in anteprima? No. Grazie. Ma incontriamo qui Andrea Lai, accompagnato dal maestro Vacca. Andrea Lai molto sfuggente. L'attimo sfuggente. Non si presta alle nostre telecamere. Ecco, vedete, è stato bloccato prontamente da un artista che non vuole farsi riconoscere. E adesso il maestro Andrea Lai ci dirà il suo pensiero. Aspetta. È silenzio, il mio pensiero è silenzio. Puoi intonare il silenzio con poche note? Certo. Così mi esce la pipì. Ha visto che c'è Silvia Vari? Io fossi lei la torturerei quell'attimino. No, io sono contro la violenza. Ho delle foto. Ma Silvia Vari merita di essere torturata? Ho delle foto. No! Non è assolutamente vero! Non ci creda! Gliele mostro. È malata. Prego. Siamo in una mostra, io gliele mostro. È da curare. È pronto, eh? Il tempo è intervenuto. Io adesso... È per pronto. Fotografare. Il momento. Rilassatissima, mentre scende l'ascensore dopo essersi cambiata le scarpe. Questa è la sua amica, eccola qui in tutta la sua. Dobbiamo ringraziare per questo momento assolutamente inedito e ringraziandola la ringraziamo. Ma io ringrazio voi, sì. È bello condividere, doveroso, dovere civile. Dove? Dovere civile. Ah, okay, non ho capito. Com'è questa faccenda dell'aumento dei prezzi di pomodori? Perché
sottoterra. Purtroppo i voli tante volte vengono cancellati, come fanno i pinguini nell'acqua. Con il triangolo delle Bermuda e terre senza la terra e tutto a rotoli, poi i prezzi aumentano, poi la concorrenza insomma ci lasci con delle parole di speranza. Venite alla mostra di Pontedera, all'officina di Stieri. Con le vostre famiglie? Certamente, i bambini soprattutto devono, diciamo, abituarsi ad amare l'arte. Arrivederci. Arrivederci, grazie a lei. Speranza, dove sei?